Amici del mare, amanti della buona cucina marinaresca, benvenuti a un'altra puntata di Cuochi di Bordo, la trasmissione che vi fa calare a pieno in tutto il mondo della marineria e tutte le sue sfaccettature. Siamo nuovamente sulla banchina del porto di Fano per un'altra giornata a tutto tondo mare e cucina. Abbiamo il cuoco che è fuori con il peschereccio, che sta prendendo confidenza con la vongolara, abbiamo pronti i nostri marinai per la preparazione delle ricette, quindi siamo veramente a posto per un'altra puntata, un'altra avventura di Cuochi di Bordo. Parliamo oggi di seppia e saradina. Seppia fa parte di una famiglia più ampia, quella dei cefalopodi, che in un tempo anche poi non così lontano, diciamo relativamente recente, fino al 600-700, risultava un pesce per gente vile, anzi viene chiamato proprio dai veneziani come cibo da forzati. Perché? Perché era destinato al rancio dei forzati relegati al remo delle galere della Serenissima. Ma effettivamente invece c'è stato un aumento di interesse nel corso del tempo, tant'è che oggi, come non pensare in una primavera a un buon piatto di seppie coi piselli? È una nota di valore, no? Nel connubio proprio di un frutto primaverile come i piselli novelli e le seppie, che in avvicinamento alla Pasqua si avvicinano anch'esse per depositare le uova nei nostri litorali. I cefalopodi però erano un pesce negro, punto, pesce che non era destinato al mercato. Mercato che accoglieva invece con grande ampiezza di domanda la saraghina, un pesce azzurro chiamato anche papalina, proprio perché vede nei secoli dell'età moderna come protagonisti nella loro pesca le flottiglie del Medio Adriatico, che erano soggette al governo pontificio, quindi sudditi del Papa. E la saraghina poi si prestava anche un utilizzo diverso rispetto al consumo quotidiano, perché era destinata anche alla conservazione in vari modi, per salagione, per essiccazione, ma anche in gelatina o in savour, una marinatura molto gustosa che permetteva di mantenerla fresca anche per una settimana o anche 10-15 giorni. Buonissima. E un piatto dimenticato? Direi di no, perché sappiamo come specialmente nell'ambito della Laguna Veneta, Chioggia, come anche a Venezia, oggi come oggi molti ristoranti si apprestano a presentare ai propri fruitori, ai propri commensali, delle sarde e saraghine in saor, appunto con questa salsa di marinatura. Ben trovato, tutto a posto, tutto a posto. Ti hanno sballottato un po', un pochettino, dai. Non era proprio, come si vuol dire, calma piatta. Sì, però dai, è stata una cosa piacevole, un'esperienza positiva, delle cose, si è imparato delle cose che non si sanno. Sì, sì, sì. È un lavoro duro quello del pescatore. Sicuramente. È duro anche lo chef. Anche il nostro non è proprio da meno. Sono tutti lavori impegnativi, messi insieme, perché loro vi portano la materia prima, certo. Voi con la vostra maestria, allora il cliente è quello che gode di quello più sicuro. Vabbè. Sì. Però è bello che magari vedi anche da dove no è bellissimo, ti ho detto, sono cose insomma
molto molto positive, molto interessanti. Dai. Io lo chiedo sempre, c'è una cosa che ti ha appassionato di più? Una cosa che dici, ma questa gliela invidio, diciamo. L'arietta fresca che... ecco, quella sicuramente. Quella indubbiamente, sì. Perché da voi insomma, le temperature sono un po' più alte. Sicuramente. Va bene, senti, adesso noi dobbiamo andare a prendere il pesce che ci serve per poi fare insomma il resto della roba in cucina tua. Quindi abbiamo il pescatore che ci aspetta lì, così lo acquistiamo insieme. E così vediamo un po' cosa c'è da poter mettere. Vediamo ecco cosa poter preparare. Va bene, andiamo. Va bene, d'accordo. Daniele, siamo arrivati in un ambiente forse un po' più congeniale. Congeniale. Qui oggi abbiamo a disposizione le seppioline e la saraghina. Sono due elementi che insomma si prestano a tante cose. Ah, beh, sì, In cucina c'è la tua signora, quindi saranno a lei problemi suoi. Tu hai fatto solo l'uscitima, la parte bella hai fatto. La parte bella, l'approvvigionamento, l'acquisto di questo. No? E poi dopo pensa lei per quanto riguarda. Con un po' di innovazione. Invece la tradizione, poi c'è il nostro immarcescibile Stefano. Tu l'hai visto Stefano che fine ha fatto? Non lo so. Stefano! Ecco, no, non so. Arriva. Cioè, l'altra volta Stefano. Daniele, vero? Daniele. Noi abbiamo già individuato. Sì? Il pesce qual è? Sì, sì. Le seppie. Seppioline. Seppioline. Buone, più difficile un po' da pulire. Beh, però, sì, Poi abbiamo la saraga. Qui siamo in pieno pesce. Il nostro pesce. Sì. E poi abbiamo le vongole, come sempre. Quindi questi sono i tre elementi con i quali bisognerà giocare un attimino. Tu hai già le idee chiare? Ma sì, adesso vedo, dai, con le seppie si può fare diversi piatti, adesso vedremo, no? Poi saraghina. E lì incartaci un po' di questi elementi qui, vediamo di portarci avanti. Ma sì, vediamo, no? Il cocktail era... L'altra volta il cocktail era buono, infatti, perché prima l'altra volta con l'altro chef noi abbiamo fatto un po' di digressione. Ah, Lui ha acquistato un po' di roba, andavamo via un po' slavati. Ci vuole. Però le seppie tante cose si possono fare, primi, secondi, antipasti, grigliate, fritta, spiedini. Anche quelli, tutti a posto? Ci hai dato tutto? Sì, a posto. Quelli anche sempre. L'altra volta ti ho fatto il sugo, non era buono? Io sì, era buono. Non ti è piaciuto? No, però. Ti è piaciuto più il cocktail? Di la verità. Il cocktail ha reso me. Mi raccomando, le vongole, Le vongole. Va bene. Che... Allora, gli acquisti li abbiamo fatti. Possiamo andare in cucina. In cucina. C'è tua moglie che ci aspetta. Quindi sentiremo dalla sua voce che cosa potrà preparare. Tu intanto pensa perché. Va benissimo. Allora noi andiamo. Possiamo andare, no? Ci appropinquiamo? Ecco, quello mi mancava. Appropinquiamoci. Noi ci appropinquiamo. Va bene, ciao anche te. Oggi parliamo della commercializzazione di un prodotto decongelato. Qual è l'importanza di un prodotto decongelato nel momento in cui viene messo in vendita? Intanto dobbiamo avere la certezza che sia ben dichiarato che stiamo acquistando un prodotto decongelato. Quindi la norma prevede che ci sia una dichiarazione in maniera molto esplicita che faccia capire il consumatore che sta acquistando un prodotto decongelato, per evitare che ci siano delle frodi. Quindi qual è l'altro aspetto importante? Che nel momento in cui acquistiamo un prodotto decongelato dobbiamo essere consapevoli che non abbiamo l'opportunità e la possibilità di ricongelarlo. Quindi portarlo a casa vuol dire metterlo in preparazione nell'ambito delle 24 ore. Un aspetto importante da non sottovalutare quando invece acquistiamo un prodotto che è congelato. Possiamo andare in un
in una catena di distribuzione in cui abbiamo magari la possibilità di prendere il prodotto direttamente da un frigorifero, che cosa dobbiamo guardare in un prodotto congelato? Che è importante? La glassatura di un prodotto congelato. Perché che cos'è la glassatura? La glassatura è il trattamento che ha il prodotto in cui di fuori c'è una patina di ghiaccio, è acqua che si è ghiacciata. Cos'ha di importante questa patina? Che protegge, uno, è importante perché protegge il prodotto congelato stesso da essiccazioni, disidratazioni, più importante da ossidazioni, irrancidimento. Però dobbiamo stare attenti quant'è la percentuale di glassatura, perché se noi abbiamo un prodotto congelato con il 20% di glassatura è una cosa, se abbiamo un prodotto con una percentuale di glassatura del 40% vuol dire che stiamo acquistando dell'acqua e non una sciogliola, quindi guardare con attenzione al peso netto del prodotto che noi stiamo acquistando. Oh, eccoci piombati magicamente, Stefano, nella cucina del ristorante Tano, dove abbiamo incontrato e avete fatto un conciliabro con Rossella. Rossella, tuo marito stamattina si è preso la parte migliore, è andato in barca, ha preso il fresco, ha visto le vongole, si è goduto la bella giornata. A te invece, insieme a Stefano, ha lasciato il compito di cucinare. E quindi insomma noi siamo anche curiosi di vedere che cosa metterete in campo. Io ormai con te un po' ci ho preso le misure. Rossella, abbiamo portato le vongole, abbiamo portato la saragina e le seppie. Io vedo che tu già ti sei portata un po' avanti, c'hai qualcosa lì. Che cosa ci preparerai di gustoso? Io faccio una lasagnetta con le vongole, una dadolata di pomodoro e col brodo delle vongole. Faccio una basciamella col brodo delle vongole e faccio una lasagnetta. Naturalmente la pasta l'ho già alessata per motivi di tempo. Certo. Allora metto il pezzo di pasta precedentemente lessata, un po' di basciamella, un po' di pomodorini già pelati e tagliati, tolti, privati dei semi, un po' di parmigiano. Ah, il parmigiano quindi ci dice insomma. Sì, no? sì. Ah, ecco, ci va benissimo il parmigiano. Fai gli strati, sì. una sfoglia di... Metto un po' di salsa, un po' di vongoline, gli strati praticamente sono sempre uguali. Quindi una parmigiano. Preparazione molto fresca, sì, molto stagionale. Una lasagnetta molto molto delicata, chiaramente. Non è come una lasagna con la carne che è molto più pesante, un piatto molto più invernale. La besciamella a base di acqua di vongole è difficile da preparare? No, semplicemente. A posto del burro si mette l'olio extravergine, naturalmente, perché col pesce io non uso burro, uso solo olio. Olio. E al posto del latte, che generalmente si mette in una basciamella normale, ci metto il brodo delle vongole. Le vongole aperte con prezzemolo, aglio, vino bianco, poi passo il brodo, i ciccioli mi servono per fare le lasagne, certo. E questo brodo mi serve per fare la basciamella. Fatto, questa è la lasagnetta, poi si mette in forno un 10 minuti, un quarto d'ora a 200 gradi e fatta la lasagnetta. E quindi insomma... Semplicissima. Io invece faccio praticamente cece vongole. Cece vongole, un classico! Un tagliolino. Allora, io inizio, no? Allora, faccio soffriggere un pochettino, adesso prende subito calore la pentola. Perché degli odori che abbiamo a disposizione nel nostro lotto, il rosmarino, col maglio... No, poi con i ceci, la coi morte sua, no? È lui. Aglio, rosmarino, nei ceci, è lui, ci vuole è lui, molto, no? È lui. Poi è lui. Una volta diciamo soffritto un po' l'aglio... Piano. Perché dopo ci ho messo anche il feltrino piano, perché dopo da andare... Giustamente, piano. Ecco, butto giù praticamente i ceci, vado con i ceci. Quindi direttamente in padella. Direttamente in padella, così, no? Senza niente, così. Ecco, non metto... il sale perché c'è l'acqua delle vongole, i ceci diciamo che sono prelessati, i ceci naturalmente bisogna metterli a mollare e poi farli bollire per due ore con un po' di rosmarino, no? Si sa ormai, no? Ci si porta avanti perché dopo è tutto qui, non possiamo farvi vedere. Metto sempre due vongole sgusciate. Due vongole sgusciate, sempre, non posso fare piano. Poi gira piano. Piano. Ecco, un po' di pepe. Non so se faccio un po' di chiasso, poi un po' di pepe, adesso sfumo con un po' di vino, poco. Ecco.
con un po' di vino. Creiamo la giusta umidità. E una volta, diciamo, sfumato il vino, vado con un po' di acqua della vongola. No, un pochettino di l'acqua delle vongole salva un po' tutti, eh? L'acqua delle vongole è spettacolare. È tutto lì il sapore, no? Sì, sì. E la pasta è cotta e adesso la buttiamo. Sì, sì. Ecco, la facciamo saltare un pochettino, no? Qui abbiamo l'esaltazione proprio del sapore. Un altro po' di pepe. Perché il pepe esalta. Lo sai, no? È giusto. Ecco qua. Vedo che hai preso una bella dimestichezza ormai. Sì, no? Rossella, può essere. Sì, come no. Posso. È marinaio, però sì, insomma. Mi diletto anche nella cucina. Nella cucina. Allora, due piatti di grande, insomma, grande sapidità, grande gusto, ma semplici. Veloci. Con l'ingrediente principale che sono le vongole, declinato in due modi diversi. Con una pasta lunga, un tagliolino fresco che col pesce è la morte sua, come si dice in gergo. Bravo, Lino, la morte sua. E poi, insomma, grazie a Rossella abbiamo capito come una lasagnetta può essere declinata con le vongole e con una besciamella particolarmente interessante. Adesso, come sempre facciamo, archiviati i primi piatti, riassettiamo la cucina e poi ritorniamo per il prosieguo delle nostre ricette qui a Cuochi di Bordo. Ed ecco, dopo un rapido parapiglia abbiamo riassettato la cucina, i fuochi qui dove Rossella è la padrona di casa, per affrontare il secondo elemento di oggi, il secondo acquisto. Rossella, hanno comprato le seppioline al mercato, quindi tu come hai pensato di farle? Perché loro fanno presto, ma dopo. Sì, è vero. Allora, io ho pensato di fare, invece di fare la seppia con i piselli, ho pensato di fare una crema di piselli, che non è altro che far bollire dei piselli nell'acqua, poi metterci olio, sale, pepe e passarli con un frullatore a immersione. No. E poi la seppia invece pulita, solo la pancia sarebbe meglio della seppia. La pancia sarebbero non i tentacoli. La sì. Sacca, diciamo così. Sarebbe meglio quella per riuscire a tagliarla così molto sottile, così è che una julienne, sì, che però altrimenti col coltello non si riuscirebbe assolutamente, perché la seppia è molto viscida, quindi certo, se ne andrebbe da tutte le parti. Allora io le metto nella pellicola, poi le metto in tantino in abbattitore in modo che si induriscano. Quindi congelata a meno 40 più o meno. E poi messa anche meno 18. Perché l'importante è che riesco a tagliarla nella fettatrice, che non mi va a fuga da tutte le parti. Sottile. Sì. Mettiamo questa julienne di seppie molto calda alla padella, perché poi la seppia la deve appena toccare, perché poi la seppia sappiamo benissimo che o la facciamo cuocere poco, ecco, o la facciamo cuocere tanto, perché altrimenti diventa dura a metà. Questa in pronta. L'importante è che la padella sia antiaderente e ben calda. Adesso noi non facciamo altro che mettere un po' di crema di piselli, così. Intanto sentite che il caldo della padella sta continuando a cucinare. Mi raccomando, la seppia che sia leggermente scottata, perché poi altrimenti diventa dura. Se la vogliamo far cuocere di più, dovremmo addirittura farla cuocere un'oretta per poterla rendere morbida. Intanto devi diventare gommosa del latte. Quindi pepe. Questo è, insomma, veramente un tuffo. È una rivisitazione della seppia con i piselli. Creando questa un pochettino di olio. Un po' particolare, sì, molto. Sì. Piatto innovativo. Piatto innovativo. È piatto fatto. Piatto innovativo, micifico. Piatto bellissimo, no, colori, buono, stupendi, sì, sì. Colori stupendi. Addirittura si potrebbero mettere anche dei crostini di pane, se uno vuole fare proprio. Sì. La croccantezza. È vero, sì. È vero. Stefano, adesso qui dobbiamo dire, andiamo nella tradizione. La tradizione è sempre buona. Allora, adesso ecco, una volta diciamo imbiondito un po' l'aglio, vado giù con la seppia. Tu la tratti intera, cioè la metti. Questi sono piccoli, capito? Quindi. Essendo piccoli, allora va bene anche lasciarle intere. Ecco. Intera. Ecco, una volta diciamo preso il calore la seppia. Anche
e qui vediamo subito che si sì. ritirano. Eh sì, perché la seppia d'altronde no, si ritira, c'ha l'acqua e una volta che si cuoce, una volta cotta ci mettiamo un po' di pepe e un po' di sale, e ce l'ho qua un pochettino di sale, poco, ecco, un po' di sale. Una volta diciamo rosolata, vado con un po' di vino bianco, secco, ecco, un po' di vino bianco secco, una volta sfumato il vino, vado con i piselli, no? Faccio rosolare ancora un pochettino i piselli. Noi facciamo vedere il procedimento di massima, spesso il risultato finale lo abbiamo prefatto. Naturale, infatti, perché ci vuole un po' di tempo, no? Stefano ce l'ha fatto e qui dopo adesso, lo facciamo però vedere. Deve andare, no, si deve andare il pomodoro, no? Adesso il pomodoro, vado con un po' di pomodoro, no? Ci aggiungo un po' di acqua e di vino, naturalmente, e questo intingolo lo faccio bollire, adesso la seppia è piccola, però una mezz'oretta, 35 minuti, ci vogliono per cuocere, no, le seppie. Certo. Quando il piatto è finito, praticamente adesso qui spegniamo, il piatto finito... Facciamo un change, vediamo, togli la padella da lì, togli la padella, la mettiamo qui, magicamente, ecco... Attenzione Lino, che... E quindi il risultato finale è questo. Questo. Diciamo, adesso... Si è ritirato, il sugo e la seppia si è cotta naturalmente, no? Rossella, qui come dicevi tu abbiamo due possibilità, o cottura brevissima tu, oppure lunga. 35, perché poi la seppia è così, la seppia purtroppo o che la facciamo cuocere, anche quando semplicemente la lessiamo, o che la buttiamo giù in acqua bollente e la facciamo andare 5 minuti, ma neanche. Perché se no, se la buttiamo giù e la tiriamo su dopo un quarto d'ora, è dura che non la mangiamo. Non la mangiamo. Allora, la seppia abbiamo capito che non vuole vie di mezzo. No, o molto poco. Adesso siamo pronti per l'altro elemento. La terza, la saraghina. Come la faranno la saraghina? Un attimo e lo vediamo. Anche qui... veloce remise en forme della cucina, Stefano, Rossella, e anche qui vediamo il terzo elemento di oggi, la saraghina, insieme alle vongole, è roba vostra, roba sì, del mare, roba è proprio qui, è sempre stata qui, basta andare lì, pesce azzurro sempre, no? Rossella, anche qui la saraghina ti stimola per una ricetta molto gustosa, io vedo degli elementi particolari, belli, la mozzarella, l'olio, il pangrattato, già prefiggo qualcosa di molto succulento, è giusto? Giusto. Allora io faccio una saraghina ripiena con un fior di latte, poi impanata con uovo, pane grattugiato e fritta, poi servita con una maionese di pomodoro, che non è altro che sono dei pomodorini ciliegini arrostiti nel forno. Vedete, io la metto nell'uovo, poi la metto nel pangrattato. A volte magari può uscire anche, può succedere che esce un po' di mozzarella, adesso vabbè, però adesso, insomma. Noi, se esce poi andiamo a riprenderla, insomma. Sì. È un bel involtino. Dicevo, questa maionese di pomodoro non sono altro che dei pomodorini arrostiti in forno con un po' di rosmarino, poi passato con un frullatore a immersione. È messo in frigorifero, questa è una maionese di pomodoro che viene molto semplicissima. Con la quale andrai a guarnire il piatto, mi immagino, sì. Però qui... Ah, una cosa, io questa saraghina la passo due volte nel pane. Due volte? Sì. Per quale motivo? Per evitare un po' che si apre, che non esca questa mozzarella, che poi a volte potrebbe anche uscire, chiaramente. Fa un po' come si fa con la mozzarella in carrozza. Bravo, che, no, bravo. La doppia impanatura. La doppia impanatura. Anche qui ogni tanto ne impariamo una qui a Cuochi di Bordo, grazie ai nostri chef. Mi raccomando, carta, penna e calamaio, scriveteci. Friggiamo. Allora, la doppia impanatura, Rossella, ha funzionato, sigillatura perfetta. È vero, ha funzionato. Allora, prendiamo un piatto, ci mettiamo, se lo vogliamo servire, possiamo mangiarli anche così, Però se vogliamo fare un bel piattino, servirlo un pochettino, no, diciamo, carino. Ecco. Perché anche l'occhio vuole la sua parte, chiaramente. Ah, tagli a metà per far vedere il contenuto. Sì, per far vedere, no, che la mozzarella si squaglia. C'è? Niente? Ah,
anche qui, qui diciamo che c'è, c'è il suo perché. Allora, poi una cosa in più che io ho voluto fare è una maionese di pomodoro che ci sta molto bene, dicevo, questa pomodorino arrostito. Insomma, gli elementi, anche i colori sono passato con olio e poi con un frullatore a immersione. E questa è la nostra sardina. Direi che qui veramente, a parte che, come si dice Stefano, che fritto è buona anche la ciabatta, sì, esatto. Però se nel fritto c'è un elemento così di freschezza come la mozzarella unito a un prodotto di grande eccellenza come la saraghina freschissima, anche questa pescata questa mattina davanti alle nostre acque, siamo a cavallo. Siamo la freschezza. Un pomodorino bello fresco, che dà la freschezza in bocca. E quindi, insomma, in questa roggetta c'è semplicità ma grande maestria della cuoca, che ha saputo unire questi elementi saggiamente. Questi sapori, no? La freschezza in bocca. Tu come te la cavi a questo punto? Non me la cavo, io ho spinato sempre la saraghina, no? Perché così. Così rimane sempre facile da mangiare, no? Esatto. E poi cosa ho fatto? Ho fatto praticamente delle saraghine con un po' di mollica del pane, un po' di sale e pepe, ci ho messo un po' di salvia, la salvia. E poi ci metto magari qualche goccia di limone, no? Qualche goccia di limone. In più cosa posso fare? Posso fare anche, diciamo, la vado a coprire con altra. Insomma, fai una sorta di panino. Di panino, diciamo, di saraga, di saraghina. Panino di saraga. Ci ho messo dentro un po' di limone, un po' di salvia, perché la salvia, sai, fa anche bene la salvia. Poi ci metto ancora un po' di mollica del pane sopra, per creare un po' di crocantezza, un po' di pepe, sempre un po' di sale e un giro d'olio poco così, e lo passo in forno per un minuto e mezzo. Un giro d'olio extravergine d'oliva che non fa mai male a nessuno e non si lega a nessuno. E poi alla fine si può servire sempre con un'insalatina, anche pure questi, che, diciamo, quella freschezza di dare l'insalatina. Un bocconcino anche questo, come piccolo bocconcino, diciamo, di saraghina. Di saraghina. Ecco. Insomma, avete visto quante cose si possono fare con un elemento così gustoso, così fresco come la saraghina, pesce azzurro, definito in maniera impropria pesce povero fino a un certo punto, perché se riesci a fare con questo pesce povero simili ricette, povero tanto non è, anzi, elemento principale, cardine della nostra tanto amata dieta mediterranea, dove il pesce azzurro con i suoi omega 3 regala gusto e salute. Quindi enfatizziamo questo prodotto del nostro mare, che ci può regalare non solo il gusto ma anche la salute, grazie alla maestria dei marinai che l'hanno da una vita cotto e cucinato in modi semplici ma gustosi, ma anche la creatività, la sapienza, l'esperienza degli chef e delle cuoche che con escamotage però mirati ad esaltare i sapori sanno enfatizzare al massimo il prodotto. Grazie Rossella per averci ospitato nella tua cucina e averci dato queste belle belli spunti. Spunti, nozioni buone. Per fare dei piatti veramente eccellenti. Lei ha preso appunti? Ho preso tutto carpisco. Lei carpisce? Scusi, tu ti appropinqui adesso? Lui carpisce, io mi appropinquo invece nella sala, perché i nostri ospiti sono arrivati e adesso continueremo questo discorso imperniato sul territorio, il mare e le sue eccellenze. Sulla marineria che risorgerà. Risorgerà. Quindi c'è stato veramente un armatore, un milanese. Buonasera. Scusate se interrompo le chiacchiere che state facendo, ma vedo che vi siete ambientati. Io però vengo da una seduta in cucina abbastanza impegnativa, perché lo chef del luogo, che è Rossella, la moglie di Tano, che qui praticamente ha dato il meglio di sé per quanto riguarda l'innovazione, ma c'è stato, insomma, il marinaio, il buon Stefano, che però ha interpretato al meglio gli elementi che aveva a disposizione, che abbiamo comprato al mercato, per rispettare la tradizione con gli elementi che aveva. Luca, tu, in tema di tradizione, sei un grande stimatore, un grande cultore della tradizione un po' più all'entroterra, agricola, però comunque la tradizione e il
territorio, con quello che dà e mette a disposizione, insomma, è una delle tue, insomma, assi importanti. Ci hai fatto una vita, hai costruito un'azienda e hai speso una vita su questo. E quindi, insomma, è importante che il mare, giusto, insomma, il biologo lo sa, il biologo che è in me, in te, mette a disposizione la materia prima e con gli elementi, cioè, insomma, di primissima qualità che loro sono in grado di esprimere, e poi, insomma, chef e marinai danno il meglio di sé. I marinai che sono una parte vitale della città di Fano, Carlino. Era una parte importante, la importante. Marineria. Parlavamo prima con Luca, agricoltura e marineria erano l'asse portante della città. Erano l'asse portante, veramente, insomma. Mm-hmm. Fano ha sempre avuto questa doppia anima, no? Un po' marinai, sì, è vero? Sì, è sempre combattuta così. Infatti a Fano ci sono tre dialetti, quello del porto, quello del selciato, del centro, e quello della campagna. Ecco, tutti adesso con Giovanni abbiamo Giovanni Tulucci, terminato l'ultima fatica, la passione di nostro Signor Gesù Cristo, in dialetto fanese. Ah. E infatti, io dico, ma Giovanni, te si de campagna. Parla di campagna. Parla vatre, mentre noi diciamo vuoi alter. È questo. E però, ecco, l'anima fanese era di tre entità: il porto, il centro e la campagna. Ma c'è stata una che ha avuto la predominanza sull'altro, o se la sono sempre? Cioè, il porto è un'entità, è una matrice importante di Fano, ha segnato molto, penso, no? L'economia, le famiglie. No, ma un ambiente completamente avulso dalla città, quello del porto. Come del resto la campagna, che iniziava dal seminario regionale. Mm-hmm. Quindi di via Roma. Da via Roma iniziava la campagna, e qui c'era il rione dei Portolotti, importante. Arrivava, finiva a Porta Giulia, con la zona del porto, la chiesa del porto, non questa da adesso, Santa Maria del Porto, eccetera. Era un'altra marineria, erano altre famiglie rispetto a quello che c'è oggi, era tutto un altro mondo. E che si conoscevano tutti parenti. E nel sosio parente anche a Maispinarei. Abbiamo ripercorso prima la mia biografia, che io non conoscevo. Che ha fatto la mia genealogia. Assolutamente. Perché anche tu hai matrici. Sì, il padre era, insomma, della zona del porto, e quindi... Il nonno, quindi, insomma, era una lunga tradizione, d'altronde il mio nome. Ricordati il nome, ricorda il tuo nome. Dario, di Pastella, quindi voglio dire... Quindi, mio padre è Igeo, figurati, voglio dire... Igeo? Esatto. La zia, è difficile sbagliarsi, la zia Iana, cioè, tu sei stato segnato dall'infasso, già nel DNA, cioè, tu non potevi che avere a che fare col mare. Infatti, diventato il biologo marino, non sapevo di questa cosa. Allora, la passione per il mare ti è stata tramandata dalla famiglia? Assolutamente. O una tua... No, comunque mio padre era un amante del mare, anche poi dopo, quando ha cambiato mestiere, possiamo dire, no, della vita di mare, della vita di famiglia più che altro, richiamato un po' dalla moglie, cioè mia madre. Però comunque sia la pesca sportiva, il molo, una volta il molo era molto diverso, adesso oggi praticamente è quasi inaccessibile per i nuovi tipi di scogli che ci sono. Una volta si andava tranquilli, c'erano centinaia di pescatori allineati lungo tutto il molo, e da lì in poi, insomma, la passione è cresciuta sempre di più. Ecco, la passione anche per la buona tavola, immagino. Abbiamo apprezzato sempre i pesci, sicuramente. Grazie. Abbiamo delle tagliatelle di seppia con una crema di piselli. Qui siamo nell'innovazione. Ecco, immaginavo. Ma non è tanto innovazione, è rispettare gli elementi, ma presentarli in un modo diverso. Qui, insomma, noi prima in cucina ci siamo permessi di sentire qualcosa, devo dire che sono di grande, quindi, insomma, vi invito. Seppie, per... la salsina verde cos'è? Piselli. Assaggiamo. Ho scoperto dalla
signora Rossella, che le seppie vanno cotte o pochissimo o moltissimo. Ma perché questa cosa? Tu che sei... ci sarà un motivo. Sono dei molluschi, al contrario di quanto si pensi, sono molto poveri di grassi, perché in realtà uno pensa che il mollusco sia un organismo appunto ricco di grassi, ma addirittura ne ha molti di più, invece il pesce azzurro. Quindi ha una carne diciamo molto, molto proteica, quindi o va cotta nell'immediato appunto in modo breve, in modo che la carne rimanga subito tenera. Vedo che stai apprezzando molto. Sì, devo dire. Assolutamente. Oppure molto lungo, perché comunque sia poi la cottura lunga alla fine ha lo stesso effetto. L'importante è comunque appunto mantenere la consistenza abbastanza soffice, e va molto bene con i piselli perché anche poi la stagionalità è molto importante. Oggi le seppie sono con i piselli in questo periodo, perché sia in campagna, no, ricollegandoci poi con il mondo agricolo, i piselli soprattutto nel periodo primaverile, tardo primaverile, sono molto presenti, ma anche le seppie vicino alla costa sono molto presenti perché si stanno avvicinando per deporre le uova. E quindi dentro le nasse vengono messi delle foglie di alloro, dei ramicelli di alloro, in modo che la seppia sia attratta da questa specie di substrato dove andare ad attaccare le uova. Entra, ma poi chiaramente non riesce più a uscire, e quindi rimane intrappolata, ma questo è proprio il periodo da aprile, maggio in poi fino a giugno, luglio, in cui c'è questo trasferimento della popolazione delle seppie verso la costa. Quindi questa stagionalità è perfetta, questo colore. Si parla di stagionalità, per noi agricoltori ovviamente è la nostra punto di riferimento. È vero che ogni pesce ha anch'esso una sua stagionalità precisa, ma che dipende dal momento in cui può essere pescato o dalla bontà del pesce in quel preciso momento? Soprattutto legato al periodo della sua riproduzione, perché poco prima della riproduzione chiaramente gli organismi si caricano tra virgolette di energia, di sostanze che gli possono permettere appunto di produrre gameti per la riproduzione, perché poi soprattutto pesci e molluschi hanno una produzione esterna di dei gameti per la riproduzione. Quindi poco prima di questo periodo le carni sono molto più ricche di sostanze nutritive, e quindi sono magari anche un po' più grasse, sono un po' più ricche di vitamine, di sali minerali. Prima del periodo riproduttivo, che significa che i pesci non si riproducono tutti nello stesso identico momento? Assolutamente no. Oltretutto le varie categorie, appunto, tra molluschi, bivalvi, pesci, selacei, pesci ossi, ognuno ha quasi un periodo diverso dall'altro, quindi questa stagionalità è sfruttabile lungo tutto il corso dell'anno. Allora, adesso io voglio farti una domanda che potrebbe scoperchiare il vaso di Pandora, perché è una domanda che si presterebbe a tante ore, ma questa, adesso Bianchero sta avendo un risalto e un revival mediatico anche importante, certo, in Italy. Tu e tanti altri produttori avete avuto una visibilità e dei riconoscimenti che qualche anno fa erano forse impensabili. Benissimo. Però tutta questa fatica che state facendo, perché rispetto ad altre c'è un mio matrici che forse non hanno la storia che c'ha questo vino, perché? Bueno, innanzitutto, secondo il mio punto di vista, la crescita qualitativa di un prodotto è direttamente proporzionale la capacità di apprezzarlo, di apprezzamento da parte del consumatore. Questa è la cosa fondamentale. Il Bianchero di Metauro è cresciuto in questi ultimi anni perché c'è un consumatore locale che, grazie a Dio, è sempre più attento a questo valore. E quindi è una spinta per i produttori a migliorarsi, a mettersi in completa discussione ed aprirsi. È ovvio che il mondo della enologia, della viticoltura, sta facendo ovviamente dei cambiamenti importanti. Gli imprenditori del nostro territorio sono sensibilissimi a questa crescita qualitativa. Abbiamo non solo una qualità, ma abbiamo anche, come poter dire, una serietà di produttori che il mondo ci invidia. Cioè, i 20-25 produttori bottigliatori di Bianchero rappresentano 25 aziende serissime, autentiche, di veri agricoltori. E questo è un valore aggiunto che dobbiamo riconoscere al nostro territorio. È il vino estivo più apprezzato che possiamo bere. Carlino, nel frattempo che aspettiamo un piatto della tradizione, il dopo, qual è l'aspetto della marineria che ti manca di più, stando ad oggi? Perché tu immagino che di sfumature della marineria ne conosca. Guarda, la gente del porto. La gente. Ti manca la gente, ti mancano le famiglie. Le famiglie del porto, era un qualcosa di straordinario. Le donne del porto.
no? Le donne marinare, sapevano soffrire, sapevano gioire, capisci, no? Il problema dei loro mariti in mare. Con tutti i rischi che potevano. Tutti i rischi, eccetera. Adesso ho visto in cima al molo una donna scapigliata, eccetera, sotto la pioggia, col vento. Infatti mancava questo monumento alla donna del marinaio, alla donna pescatora, mancava. Perché era quella che faceva quando il marito era fuori. Oh, quindi educava i figli, faceva quel poco da mangiare che riusciva a recuperare, oltre a lavare, oltre a stirare, oltre a educare i figli. Grazie. Tagliolini, ceci e boccale. Oltre a mettere i figli nel paniere, è perché dovevano fare qualche cos'altro. Una curiosità, quella volta i mariti ogni quanto e quanti giorni tornavano? All'incirca sempre. Guarda, c'era le barche delle Green che stavano vicino a casa tua. Quando tornavano era una gran festa. Perché erano perduti nei mesi. Alla pesca è un po' diverso. Alla pesca rientravano perché usavano il battellante per portare a terra il pesce. Ah, quindi non venivano mai a reserva? C'avevano il battellante, giovane, esperto in vela. Io purtroppo devo ricordare un Luigi Giocondo, mio bisnonno, 28enne, che è morto facendo il battellante, perché i scos dei tentativi prendevano tutti. Certo. Faceva un po' sport. Capito? Certo. Quindi con un battellino la vela, carico di pesce, veniva a vendere, mentre il barchetto restava fuori, eccetera. E secondo il tipo di vita che faceva il marinaio, insomma, se era navigante ed era un signore come il suo nonno, oppure era un povero pescatore, capito? Popolo di naviganti, si dice, di naviganti, sì, popolo di naviganti, sì, naviganti, sì, naviganti, in quel senso. Sì. Anche questo piatto comunque. Anche questo piatto qui, anche qui. Questo fa parte della tradizione. Questo cioè, vongole, e ceci. Sì. E quindi cioè, il cece con le vongole non è un, diciamo, un qualcosa che è stato in questi ultimi anni? No, da sempre. Si sposa ultimamente, vongole e ceci. Anche questo faceva parte delle cene. Sì. E poi due cose povere, no? Esatto. Le vongole e i ceci. Questi sono ottimi. E poi anche dal punto di vista alimentare si associano molto bene, ecco, perché la vongola, diciamo, è ricca di sali minerali, pochi grassi in realtà, mentre il cece è un legume molto ricco di proteine vegetali, e quindi il connubio fa un piatto unico praticamente anche dal punto di vista dell'apporto alimentare. Okay. Questo è il piatto di Stefano. Di Stefano della tradizione. Perché c'era una, e c'è soprattutto tutta una ritualità tra i marinai, andare negli stessi posti, mangiare certe cose. C'erano le famose osterie, no? Osterie. Frattini, la lumeta, la carachechè. La? Carachechè. Carachechè? Sì. È il curidor. È il corridore che non è un mondo sciogliere, però già i nomi sono fantastici. Luca cercava dei nomi. È il corridore che era dopo Porta Giulia, pieno di marinai, e che i marinai andavano poi a barchetti, a coppia, quindi andavano 7 o 14 con l'andatura, diceva Mario Miccioli, ondulante, no? Perché andavano a coppie? Sì, andavano a coppie, morivano a coppie, andavano in osteria a coppie, eccetera. Infatti le nostre disgrazie erano 7 più 7, 14, quindi erano 14 persone che partivano. Erano a coppie per darsi anche ovviamente, sì, aiuto. La coppia che pescavano a coppie, eccetera. E quindi abbiamo avuto le nostre disgrazie, abbiamo avuto. Ricordiamo l'Anna. Ricordiamo l'8 giugno del 64, l'Anna saltata con una mina, e 9 persone sono partite. Sì, invece il nubifragio, il temporale dell'8 giugno, dove abbiamo perduto 2 motopesca
il Boro e l'Emanuela Antonella con 4 uomini e sono stati recuperati dopo tanto tempo, insomma. Ma parliamo di cose più. No, nella festa, no, è giusto ricordarlo, perché la marineria ha dato un contributo sia civile che militare importantissimo in termini di vite umane e grazie alle quali, se noi forse siamo a questo punto, lo dobbiamo anche a loro, perché poi da questi episodi si sono innescati anche meccanismi correttivi che poi hanno permesso di lavorare più in sicurezza e anche meglio, no? Sì, oggi c'è una sicurezza maggiore, diversa. chiaro. Però questo è importante ricordarli, perché il contributo di queste persone va sempre enfatizzato e ricordato. Ogni, penso, città di mare, ogni luogo piange i suoi caduti del mare. Le sue lapidi di qua e di là dell'Adriatico. Dell'Adriatico, esatto. E quindi, insomma, questo è importante. Noi poi abbiamo anche una festa che in questo momento vuole essere ancora più potenziata per enfatizzare il mondo della marineria. Speriamo che ci si riesca, perché insomma. Mi chiedere della festa del mare. No, però voglio dire, bisognerà adoperarsi perché almeno questi aspetti vengano. No, assolutamente, prima anche ne parlavamo, cioè, la tradizione bisogna che insomma venga rivalutata, certo, non come un mausoleo, ma qualcosa che rimanga vivo e possa colpire anche, insomma, l'immaginazione e la sensibilità dei giovani stessi di oggi, perché sono valori, penso, tramutabili dal suo punto di vista. In termini di giovani che proseguono il cammino, tu ne sai qualcosa? Io vorrei chiudere questa puntata di Cuochi di Bordo proprio facendo, chi meglio di te lo può fare, un invito ai giovani a appropriarsi e riappropriarsi delle proprie matrici, sia lavorative, laddove fosse possibile, proseguendo il percorso, come avviene felicemente nel tuo caso, dei propri genitori, dei propri nonni, sia anche grazie a persone come Carlino, recuperare la memoria storica in termini proprio iconoclastici di storia. Quindi i giovani, tu che ne hai due bravissimi che hanno il merito della madre certo, vale molto un appello importante. Sicuramente sì, però a mio avviso, quante molte volte ci lamentiamo che i nostri giovani, dobbiamo fare un esame di coscienza noi genitori e questa società in generale, perché i giovani hanno la predisposizione, la sensibilità per cogliere questi aspetti della nostra tradizione, siamo forse noi che non ci crediamo più fino in fondo. Siccome io ribadisco che viviamo in un territorio straordinario, fatto, come anche Carlino giustamente, anche di storie, di personaggi, veramente è un qualcosa di unico, che come ogni territorio, ma il nostro è sicuramente veramente unico. Credici, il primis noi è riuscire a trasmettere ai nostri figli questi valori, affinché loro a loro volta poi li vadano a trasmettere. Questo è un augurio importante, grazie anche però al prezioso lavoro degli insegnanti, ricordiamo che tu sei anche fondamentale. Insegnante, gli educatori e la famiglia sono due pilastri importanti della nostra società, e anche avere la fortuna, come ci abbiamo noi a Fano, di avere persone come Carlino che possono ricordarci quello che era il nostro patrimonio culturale. A loro il compito di insegnarlo, a loro il compito di trasmettere questo amore, ma anche rivolgiamoci e facciamo qualche domanda anche a coloro che ancora possono testimoniarci quello che Fano e il nostro territorio era. Quindi noi, insomma, concludiamo gustandoci queste ultime frequentazioni. In maniera incredibile, la bontà di questi piatti. È un brindisi alla marineria. Allora facciamo, chiudiamo Cuochi di Bordo di questa puntata qui con un brindisi alla marineria. Alle prossime!